Andiamo ragazzi, andiamo, altri tre punti, vinciamo in casa dell'Udinese, 2-0, gol di Savona e autogol di Okoye su palla di Turam, inizio mi è andato gol a Turam, poi è andato autogol al portiere dell'Udinese, come potete vedere post partita un po' in ritardo, post partita all'esterno perché ero allo stadio Friuli, no? A seguire la partita nel settore ospiti, è andata abbastanza bene, buona prestazione. Prima di iniziare con questo contenuto ragazzi mi raccomando lasciate il massimo supporto come sempre, lasciate tutti quanti like, iscrivetevi tutti quanti che dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo arrivare ai 2300 iscritti il prima possibile, commentate, ditemi qui sotto la vostra opinione sulla partita, un attimo come avete visto i ragazzi e poi ovviamente seguitemi su tutti i miei social per restare aggiornati, tutte le novità insomma e opinioni sul mondo Juventus. Detto questo direi di iniziare, appunto vinciamo 2-0, vittoria che era di fondamentale importanza, vittoria che è arrivata ed è giusto così. In generale ho visto una partita abbastanza tranquilla, vi dico la verità, non ci sono stati determinati episodi che mi hanno fatto o particolarmente gasare o particolarmente preoccupare, ecco, diciamo così. Soltanto un dato, nel secondo tempo pochi tiri in porta da parte della Juve, pochi tiri in generale. Comunque oggi Thiago Motta ha confermato il 4-2-3-1, Di Gregorio, ok, clean sheet, a parte qualche rilancio sbagliato con i piedi, è stato impiegato poche volte alla fine, bisogna essere onesti, è stato impiegato veramente poche volte. Difesa, Danilo oggi per fortuna non ha giocato, è entrato gli ultimi minuti, siamo stati abbastanza buoni con Calulu e Gatti. In generale insomma partita tranquilla, partita normale, partita che abbiamo vinto senza troppi pensieri. L'Udinese non ci ha messo sotto troppo pressione, insomma risultato che ci teniamo stretto. Adesso martedì avremo ovviamente Lille in Champions, quella è una gara più difficile e gara da conquistare tre punti, perché adesso la situazione in campionato, ci siamo finalmente ritirati avanti dopo la brutta figura di mercoledì in casa contro il Parma dove dovevano arrivare i tre punti ma purtroppo abbiamo offerto una prestazione abbastanza ridicola, quindi questa serie di tre punti servivano e servivano anche per il morale, perché dopo il pareggio con il Parma appunto siccome c'era qualcosina che non andava. Comunque che dire, Vlahovic rimane pochi palloni, prova a calciare qualcosina, una punizione nel secondo tempo, raso terra nel riscaldamento come sempre che batte le punizioni, tre punizioni, neanche un gol segnato, insomma oggi non era il top, però va bene così, l'importante era vincere, l'abbiamo fatto, adesso bisogna stare calmi, concentrati sulla partita di martedì in Champions contro Lille, partita molto molto complicata, trasferta ostica, loro sono un attimo andato a vedere, hanno uno stadio caldo, un tifo caldo in Francia, quindi bisogna stare molto molto attenti ragazzi, però ci siamo stretti questi tre punti e andiamo avanti così, dai ragazzi, fino alla fine.